Quante cose, Tino, si possono apprendere su una spiaggia? Già. Sai, quelle cose sotto l'ombrellone, beh, incontri sotto gente, l'ombrellone. Ho capito, è un modo di dire, incontri gente, parli, fai conoscenza, conosci il vigile urbano, ti accorgi che quel vigile urbano è lo stesso vigile urbano che noi abbiamo in qualche maniera individuato come artefice di corsi a nero e promesse di sistemazione. Non lo so se secondo urbano, me sarà in urbano, può darsi. A che titolo lei fa questi corsi? Sono smalecchie. Io sono Antonio Loconte, comandante. Antonio Loconte? Sì, si ricorda? Sto dando una mano a dei ragazzi. E come ha fatto ad entrare nel mio sito lei? È così, è abbastanza facile, per questo lo dico, dovrebbe essere più accorto. Io non posso dargli 1500 euro a casa sua. Io non vengo pagato. Come no? Ragazzi, come no, comandante? No, io so di sì. Ho raccolto testimonianze sul fatto che lei prende 1500 euro. Ma lei può raccogliere tutte le testimonianze che vuole, non troverà mai niente. Salve, c'è il comandante, signora? Tino, noi ce l'avamo procurati, guarda, no, buono le mani, ce l'avamo procurati 1500 sghei da dare tutti insieme all'ex ufficiale della polizia locale di Bari che tiene i corsi, aspetta, lo devo fare perché è fenomenale, a un, con comodo pagamento, con comodo pagamento a rate a nero, perché il nero, Tino, snellisce, e ti accorgi, perché poi la voce... Gira la voce, aggira, no, lo sapevo, guarda, ti stavo dicendo, ti prego non farlo, e invece lo hai fatto. T'ho fregato però. È vero, la voce gira e vieni a scoprire che quello stesso aveva proposto un paio d'anni fa, sì, incontra sì. La signora sotto l'ombrellone, la moglie fa un po' da PR. Capito, signora. Sente che c'hai, sente che hai il nipote, barabim, barabam, e lì, e barabam, tac, arriva la proposta. E io te la faccio sentire dalla viva voce di chi la proposta l'ha avuta, qui, in spiaggia. Ti faccio uscire con la divisa, dammi 2000 euro e ti faccio uscire con la divisa. Addirittura. Senti, senti. Lei faceva da adescava le persone, mio marito così, mio marito così. Allora io, mio nipote senza lavoro, così lì, e c'è la possibilità. Ma quindi ti ha detto espressamente se mi dai 1000 euro, com'è che ha detto? Sì, volevo 2000 euro. Ah, volevo 2000 euro. Sì, 1000 euro forse. Però 1000 euro, 1000 euro forse. E ricordo che uscirà da casa mia con la divisa indosso. Ecco tu, devi darsi i soldi. Ho capito, non venire per sé. Quando dopo un mese fece l'esame, tu, e mio nipote, uno e due metri, non è stata città, fu scattato. Il telefono dice, il dottore, via. C'è un po' di guardia. C'è uno che rivoluzionisce tutto il corpo. Anche perché gli avresti fatto fare una figura di merda con la loro. Sì, dammi le 33 e ha chiuso. Ma ha dato le 33. Ma ti ha proposto di fare l'altro corso? Sì, fa l'altro corso. Dai, ti faccio vedere. Quindi quando ti ha fatto questa proposta che state qui al mare, lui già lavorava ancora? Sì, lavorava. Ah, non era in pensione. No, non era in pensione, non era in pensione. A moglie faceva dare. Una buccia, la da PR, no? Ha preso la moglie sotto, sì, parlando, mio nipote, così. Con la... No, è sparito da. È sparito proprio. È sparito proprio. Non sta facendo. Vabbè, però a citofonare a casa. Citofonare. Era lì che andava tuo nipote. Andava lì a casa andava sua. Andava lì, sì. E tu non sei stato più potere. No, ma là, sai perché c'è il che è vigile urbano? Che lo sta facendo mentre è ancora in servizio, sì, una cosa gravissima. Gravissima. Una cosa grave. Ma perché fanno queste cose? Il problema, bravo, il problema è l'illusione dei ragazzi. I ragazzi soffrono, anche l'esaurimento, la depressione, perché viene? Non c'è lavoro, ti aggrappi a queste cose, poi viene questa. È una delusione totale.
ma anche per i genitori che danno quei soldi, che non li possono dare. Ma io andrei a comprare di guarda, può farci male, eh? Per farci male. Quando mi videro tutto ingazzato, dice, sì, il problema è corso. Vai a meno. Ti dissero i colleghi di lui. Vai a meno. Il problema è che lo sanno tutti, ma glielo lasciano fare. Sì. È omertà quella per me, è omertà vera e propria, perché se uno sa che un altro collega sta facendo delle cose irregolari, io da persona seria... Tra l'altro pagati a nero, ti ha fatta ricevuta. No, ci ho ricevuto. Però Tomà, l'ultima situazione, ti ha mandato tutti i soldi indietro. Te li ha restituiti quei soldi? Tutti. Perché sennò ti ha fatto male, anche qua la figuraccia. Mi faccio male, psicologicamente... E fisicamente. E fiscano, ti passo male. Il giorno dopo andai là e tu lo mi ha detto. Alla casa lì? No, al corpo di qua, ti riporto al corpo di qua. Ci allontanammo un po'. Sei disarmato. È disarmante e mi ha disarmato. Ecco. Mi ha disarmato, l'avete sentito, il comandante è andato vicino al pagliatone, come diciamo dalle nostre parti, però i soldi li ha restituiti, ma non è modo, paura, ma noi su questa storia torniamo perché vi dobbiamo dare delle novità, ci sono delle novità, addirittura. Sì, pare che sia un vizio di famiglia, ecco, ti dico che è un vizio di famiglia, Tino, preparati perché stiamo andando, dove? Mi lasci così. Io ti capisco, però tu devi capire anche me. Da quando hai iniziato non hai dato assolutamente niente. Quindi devi anche capire che noi abbiamo fatto un patto chiaro, ti ho fatto tutto a rate, però fino adesso non hai dato niente. Quindi è solo per questo, eh? No, non è proprio così, eh? Se ti comporti così, ti comporti da neonato. E proprio veramente mi deludi al massimo, perché il tuo non è un comportamento normale. Non puoi adesso, dopo mesi, chiaro, venire a dire no, non credo che seguirò, mi lascio come la zitta dei ciechi, ma nel modo più assoluto, eh? Perché io ho fatto tanti sacrifici da dicembre fino ad oggi, sono 5 mesi, più di 5 mesi, fra poco arriviamo a 6 mesi, chiaro, hai dato appena 500 euro, mo non te ne puoi venire, visto che abbiamo finito il programma e mo stiamo solo affinando il programma, non te ne puoi venire in questo modo. Ci dovevi pensare prima, quando non ce la fai lo devi dire prima, non che adesso prendi un impegno con una persona e poi dici, mo io non ce la faccio più, me ne vado. Insomma, se sei una persona seria, come ti ritengo, ti dovresti comportare da persona seria. Per prendere voi, tu e ho rinunciato ad altre 2 persone, quindi ho perso 2 persone e poi strada a strada perdo pure voi. Ma che cazzo di serietà è questa? Poi ti mando la fotocopia della scheda con tutti gli incontri e così vediamo se sto parlando io bene o stai parlando tu un po' a cazzo di cane. Vabbè, non fa niente. Di che sono stato io, che sono io il brutto di qua di là. Voi ragazzi siete tutti fatti così. Chiaro, quando non sapete come arrampicarvi, fate come la volpe, che dopo tutto l'uva era acerba. La stessa cosa stai facendo tu. Non è che mi potevo aspettare una cosa diversa. Se l'ha fatto il primo, l'ha fatto pure il secondo. Grazie a voi proprio di cuore. Poi però ti mando, come arrivo a casa, ti mando la scheda, ti faccio vedere tutti gli incontri che abbiamo fatto. Tutto uno per uno e poi vattene a vedere che se vuoi ti mando pure tutte di nuovo le registrazioni, perché ce le hai tutte. Quando non partecipi alla registrazione, alla lezione, io la mando a te personalmente. Quando invece tu partecipi, la mando come gruppo. Chiaro? Adesso ti mando la scheda e vediamo chi sta dicendo fesserie, io o tu. Però chiudiamo sto capitolo perché già mi sono rotto le palle, ok? Certamente non voglio più avere a che fare con gente come voi. Chiacchiere nella vita non ne ho mai dette, perché io non chiacchiere, non sono mai stato. Io ci ho perso dei soldi, ma tu, cara, mi spiace dirti, ma hai perso la faccia. Ok? Te ne accorgerai, lo sai quando? Quando qualche giorno qualche tuo datore di lavoro, dopo che avrai lavorato, non ti pagherà. Allora dirai, cazzo,
vedrai la reazione che avrai. La stessa cosa per me. Ci ho messo il cuore in questa preparazione. Ti chiedevo veramente come un passerotto proprio da crescere. Però purtroppo mi hai girato le spalle, non ci posso fare niente. È una fregatura della vita, me la tengo. Grazie di cuore.